Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato una mozione che indirizza la politica regionale dei rifiuti verso la progressiva chiusura delle discariche senza ricorrere a nuovi inceneritori. Ce ne parla in questo servizio Marco Paganini. La Giunta ribadisca al Governo nazionale la contrarietà della Regione Umbria alla realizzazione di nuovi impianti di incenerimento. Si attivi per dare tempestiva attuazione alle previsioni del Piano regionale dei rifiuti, riducendo progressivamente il conferimento nelle discariche fino alla definitiva chiusura. È quanto prevede la mozione che l'Assemblea legislativa ha approvato con 18 voti favorevoli e l'astensione del Movimento 5 Stelle, mentre Umbria più uguale ha votato contro. L'atto approvato prende atto da fonti governative delle possibilità di realizzare in Umbria un nuovo inceneritore, valutando questa soluzione potenzialmente impattante e non in linea con la programmazione regionale. Da tutti gli interventi è emersa l'opportunità di prevedere una chiusura del ciclo dei rifiuti che prescinda dall'incenerimento, ma punti sul potenziamento della raccolta differenziata e sul definitivo superamento del conferimento in discarica. L'astensione del Movimento 5 Stelle è stata spiegata dal capogruppo Liberati con l'assenza nel piano rifiuti di un distretto rifiuti zero a valle del trattamento biologico, che attiverebbe una filiera corta del riciclo in grado di generare centinaia di posti di lavoro. Giuseppe Biancarelli, di Umbria più uguale, ha invece votato contro perché mancano riferimenti alla strategia rifiuti zero e non si dice nulla su utilizzo e smaltimento del CSS. Approvata all'unanimità la mozione per un piano di manutenzione straordinaria delle strade umbre, iniziativa dei consiglieri del Partito Democratico Gianfranco Chiacchieroni e Giacomo Leonelli. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato all'unanimità, sia pure con qualche distinguo, la mozione dei consiglieri del Partito Democratico Gianfranco Chiacchieroni e Giacomo Leonelli, con la quale si chiede alla Giunta di attivarsi affinché si apra al più presto un confronto con il Governo al fine di reperire adeguate risorse per la manutenzione straordinaria del demanio stradale regionale e elaborare quanto prima un piano di manutenzione straordinaria della viabilità, valutando la possibilità di realizzare lo stesso sia con il personale in struttura esistente, sia attraverso ipotesi innovative e sperimentali di gestione della manutenzione, prendendo anche in considerazione le esperienze attivate in altre regioni come Friuli e Veneto, dove sono state istituite società per azioni a capitale misto pubblico-privato per la gestione della rete viaria regionale. Pur votando il loro sostegno alla mozione, le opposizioni hanno marcato dei distinguo. Andrea Liberati del Movimento 5 Stelle si è detto contrario alla creazione di un'agenzia unica che si occupi dell'argomento. Claudio Ricci auspica uguale attenzione alla mozione di centrodestra e liste civiche sulla medesima materia, che prevede di sperimentare forme di pubblicità a privati in cambio di compartecipazione ai finanziamenti, come si fa per le rotonde. Valerio Mancini, della Lega Nord, ha posto come condizione che siano escluse in alcun modo tasse o pedaggiamenti a carico dei cittadini. Per la maggioranza, il capogruppo dei socialisti e riformisti Silvano Rometti ha avanzato la proposta di destinare parte dei proventi del bollo auto agli interventi di manutenzione delle strade. Si è svolta a Palazzo Cesaroni l'audizione pubblica della terza commissione consiliare sulla proposta di legge Norme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale, d'iniziativa dei consiglieri regionali del Partito Democratico Gianfranco Chiacchieroni, Giacomo Leonelli e dello stesso presidente della Commissione Sanità e Servizi Sociali, Attilio Solinas. La proposta di legge intende contrastare l'omofobia agendo nei campi dell'istruzione, della formazione professionale e dell'integrazione sociale e anche consentire assistenza sanitaria a persone che non risultano nello stato di famiglia del malato, potenziare i centri antiviolenza, creare un osservatorio regionale che monitori i comportamenti in materia anche utilizzando il Corecom per migliorare costantemente l'attuazione della legge. Gli interventi hanno mostrato che la società regionale sull'apertura a questi temi è spaccata in due.
Da una parte coloro che salutano con favore una legge che stabilisce misure di contrasto all'omofobia e chiedono che non resti un pezzo di carta inattuato. Dall'altra, le perplessità di chi la vede come una discriminazione al contrario, perché riguarda solo determinate categorie di persone e finisce per discriminare le altre che non ritengono di introdurre per legge queste tematiche nelle scuole e temono che si tratti di un modo per finanziare le associazioni che se ne occupano. Successivamente all'audizione, la terza commissione ha deciso di affidare l'approfondimento su questo disegno di legge a un'apposita sottocommissione composta dal presidente Solinas, dal vicepresidente De Vincenzi e da Maria Grazia Carbonari del Movimento 5 Stelle. Entro il 31 ottobre prossimo, la sottocommissione dovrà riferire sulla fattibilità e sui possibili percorsi di attuazione del disegno di legge. La Presidente della Regione, Catiuscia Marini, ha illustrato in prima commissione la situazione sui fondi europei e le linee direttive sulle politiche comunitarie. 1,5 miliardi di euro per l'Umbria dai fondi europei. È quanto ha annunciato la Presidente della Giunta, Catiuscia Marini, partecipando alla seduta della prima commissione per un'informativa sulle politiche comunitarie. La Marini ha spiegato che la nuova programmazione europea 2014-2020 complessivamente mette a disposizione dell'Umbria 1,585 milioni di euro, tra risorse comunitarie, nazionali e regionali, con un aumento di circa 215 milioni rispetto alla precedente programmazione. Di questi, più della metà, 877 milioni, sono destinati al programma di sviluppo rurale, 356 al Fondo europeo per lo sviluppo regionale, 237 milioni al Fondo sociale europeo, 92 arrivano attraverso il Piano operativo nazionale per le azioni integrate sul lavoro e 23 dal programma Garanzia Giovani. La Marini ha spiegato che abbiamo deciso come regione di cofinanziare in maniera rilevante i programmi comunitari perché crediamo che rappresentino la principale fonte di finanziamento per le politiche di sviluppo dell'Umbria. Basti pensare all'effetto moltiplicatore delle risorse: per ogni euro di questi fondi si genera un investimento sul territorio di 7-8 euro con punte di 11-12 euro per alcuni settori particolari come la ricerca. La Presidente ha poi ricordato che l'Umbria è tra le 5 regioni italiane cui la Commissione europea ha approvato i programmi operativi. Ora serve velocità e capacità di programmazione, ha detto, non solo dalla regione ma da parte di tutti i soggetti coinvolti, dai comuni al sistema delle imprese. La Commissione europea infatti ha previsto una prima verifica dopo 3 anni, quindi entro la fine del 2016 dobbiamo aver impegnato la metà delle risorse disponibili. Abbiamo deciso di concentrare i fondi su un numero limitato di obiettivi per sostenere i distretti più innovativi, quelli che fanno da traino all'economia regionale. Avviato in seconda commissione il confronto sulla proposta del nuovo piano trasporti regionale. Punti centrali: la valorizzazione di aeroporto, ferrovia centrale Umbra, la messa in sicurezza della E45, interventi sul nodo di Perugia, puntare sulla sostenibilità ambientale. Potenziare l'aeroporto, investire su ristrutturazione e potenziamento della ferrovia centrale Umbra rilanciandola anche per il trasporto merci, messa in sicurezza della E45 dove il flusso di camion extraregionali dovrebbe caricarsi dei costi della manutenzione, risolvere il problema del nodo di Perugia estrapolando gli interventi dal progetto della E45, puntare sulla sostenibilità ambientale. Queste le indicazioni emerse nella riunione della seconda commissione presieduta da Giuseppe Biancarelli, dove è iniziato l'esame del piano regionale trasporti 2014-2024. Diversità di vedute, soprattutto tra maggioranza e opposizioni, si è manifestata per quanto attiene alla previsione della stazione per l'alta velocità, per la quale si sta delineando la possibilità di collocazione a Rigutino, provincia di Arezzo. L'assessore ai trasporti Chianella ha rimarcato come il piano rappresenti uno strumento importante e strategico per il futuro dell'Umbria, frutto di un lavoro cui hanno preso parte moltissime componenti. Claudio Ricci, portavoce centrodestra e liste civiche, ha illustrato 10 punti sintetici a suo dire determinanti per lo sviluppo socio-economico, turistico e attrattivo di investimenti per l'Umbria in termini di marketing territoriale. Secondo Giacomo Leonelli, capogruppo del Partito Democratico, si è ad un passo verso il compimento di uno strumento importantissimo e Andrea Liberati per il Movimento a 5 Stelle ritiene invece che il piano punti ancora troppo sulla gomma.
In Commissione Sanità e Servizi Sociali è approvata una proposta di risoluzione sulle convenzioni con le regioni limitrofe per i trapianti di fegato. La terza commissione consiliare permanente ha approvato all'unanimità una proposta di risoluzione che impegna la giunta regionale a stipulare convenzioni per i trapianti di fegato con le regioni limitrofe, tenendo conto dei flussi attuali dei pazienti e attuare le opportune misure affinché tutti gli interventi di trapiantologia siano obbligatoriamente registrati presso il centro regionale trapianti per finalità statistiche e di monitoraggio. Il presidente della commissione Attilio Solinas ha fatto notare che nella regione Umbria esiste una sola convenzione per il trapianto di fegato stipulata tra le aziende ospedaliere di Perugia e Terni con l'ospedale Umberto I di Roma, nella quale si prevede che gli organi donati dai cittadini umbri vadano ai centri trapiantologici del Lazio. Ma risulta che negli ultimi 5 anni la grande maggioranza dei pazienti residenti in Umbria che hanno avuto la necessità di un trapianto epatico sono stati indirizzati o si sono direttamente rivolti al centro trapiantologico di Ancona e ad altri centri delle regioni limitrofe. Inoltre alcuni trapianti di fegato sono stati effettuati senza un'opportuna comunicazione al centro di riferimento regionale, da qui le richieste alla Giunta. Nell'ultima seduta dell'Assemblea legislativa dell'Umbria sono state discusse 2 interrogazioni a risposta immediata che non erano state incluse nel question time. Nella prima il consigliere Sergio De Vincenzi interroga l'assessore Fernanda Cecchini sulle pubblicazioni inerenti la teoria gender destinati alle scuole. Nella seconda Andrea Liberati del Movimento 5 Stelle chiede di verificare l'eventuale illecito interramento di materiale radioattivo sul territorio umbro. Quali sono stati i controlli fatti? Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Allora, molto rapidamente, nel 2012 è stato avviato questo progetto che ha interessato 7 province italiane, in Umbria naturalmente, sia Terni che Perugia. Sono stati acquistati con il contributo della società Arcus per 2 milioni di euro libricini da distribuire sul territorio e questa distribuzione ha interessato tutta una serie di realtà, compresi i pediatri di base, compresi le scuole, soprattutto nidi, ma anche scuole dell'infanzia, e il progetto in sé interessava le fasce d'età da 6 mesi a 6 anni. Ora, all'interno di questi kit sono stati rinvenuti da diversi genitori alcuni libri, in particolare 2, qui ne ho citato solo uno, il libro delle famiglie, ma c'è anche Piccolo Uovo, e i genitori hanno ravvisato, segnalando al sottoscritto ma anche al garante per l'infanzia e con email al garante per l'infanzia e l'adolescenza regionale, contenuti che riguardavano il passaggio di informazioni tendono a diffondere la teoria del gender. Ricordando che la teoria del gender parte dal presupposto che non esiste il sesso di fatto biologico, ma poi esiste il sesso che si sceglie nella vita. Allora, molto brevemente, interrogo questa giunta per conoscere se nell'iter propositivo e attuativo del progetto in vitro siano state coinvolte anche associazioni di genitori al fine di concordare e condividere i contenuti e gli obiettivi formativi e se e quali misure l'amministrazione intende adottare a seguito delle segnalazioni negative avanzate dai genitori che richiedevano il ritiro di questi libricini, con particolare riguardo naturalmente solo ai libricini veicolanti chiari riferimenti alla teoria del gender. Grazie. La parola all'assessore Cecchini. Sì, buongiorno. Ma come diceva l'interpellante, il progetto in vitro ideato e sostenuto dal Centro per il Libro, Istituto dei Beni e delle Attività Culturali, con lo scopo di accrescere il numero dei lettori e di rendere la lettura un'abitudine sociale diffusa. Punto di partenza di Nati per Leggere, il progetto in vitro,
e promosso dall'Associazione Culturale Pediatri, dall'Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro per la Salute del Bambino, che promuove un intervento precoce di lettura ad alta voce ai bambini nei primi loro primi giorni di vita, che tra l'altro è la fase di maggiore sviluppo delle attività cerebrali. Tale azione, se attuata da 1 ai 3 anni, secondo appunto il progetto, può avere effetti dal punto di vista cognitivo, emozionale, relazionale, sanitario, sociale, in prospettiva anche economico. L'impegno del progetto dell'Umbria sta all'interno degli indirizzi che pone l'Europa, che vogliono appunto incrementare il numero delle persone abituate a leggere, sapendo che da studi recenti più di un quindicenne su 5 ha una scarsissima capacità di lettura, che a livello nazionale solo il 41% legge solo il libro. In Umbria è anche peggio, perché solo il 39%, dai dati che abbiamo, legge solo un libro, almeno un libro all'anno. E i libri che sono selezionati per far portare avanti questo progetto sono selezionati da una commissione nazionale composta di esperti di libri per l'infanzia, con a capo personalità di competenza riconoscibili e riconosciute. In Umbria, come in Italia, non esistono associazioni rappresentative dei genitori che abbiano ricevuto un mandato a parlare per conto di pluralità di soggetti portatori di idee, di opinioni e di interesse. Esistono invece, anche stando all'attuazione delle leggi, quindi gli strumenti previsti dalla legge, per garantire la rappresentatività dei genitori, ad esempio i rappresentanti di una singola classe, i rappresentanti degli istituto, o a livello territoriale associazioni come ad esempio mi pare nel distretto, nel distretto 1, nell'ambito la zona sociale 1 è presente l'associazione genitori insieme per ad Umbertide, che distretto sociale scuole hanno coinvolto in questo progetto. Quindi, per dire che il coinvolgimento è quello legato agli strumenti normativi che noi abbiamo e anche soggetti presenti nel territorio. A dir la verità, ai soggetti, agli uffici preposti, agli uffici che hanno portato avanti il progetto, sta in capo agli uffici, al Dipartimento delle Politiche Culturali, non sono arrivate critiche negative o segnalazioni di questo tipo. Peraltro sono invece giunte apprezzamenti sia da parte dell'Associazione dei Comuni, ma anche da parte dei distretti sanitari, da parte dei territori, apprezzamenti anche da parte del Ministero e dello stesso Ministro Franceschini, che appunto ritiene che questo sia uno di quei progetti che è volto ad affermare il valore della buona abitudine alla pratica del leggere. In merito al kit in oggetto dell'interrogazione, quindi al libro, è stato distribuito dai pediatri di libera scelta alle famiglie ed è un kit di lettura contenente due libri, uno rivolto direttamente al bambino senza il bisogno della mediazione genitoriale, l'altro appositamente destinato ai genitori in quanto contenente elementi di maggior complessità che, come nel caso del libro appunto di Todd Parr, fanno riferimento a trasformazioni sociali in atto, oggetto di dibattito. Con tale specifica indicazione d'uso, la commissione di esperti ha inteso coinvolgere ancora di più l'educatore, rispettandone il ruolo di mediazione tra il testo e il lettore. Ciò significa che, qualora il genitore ritenga appunto fosse inopportuno il contenuto del testo, sarebbe ovviamente libero di non leggerlo, di non mostrarlo al bambino e comunque o di fornire esso stesso una propria interpretazione personale. Infine, sulla teoria gender, il ministro della scuola mi pare l'abbia definita una truffa culturale, ma la stessa Associazione Italiana di Psicologia ha parlato di inconsistenza scientifica del concetto di ideologia del gender. Esistono invece al contrario studi scientifici di genere che hanno contribuito in modo significativo alla conoscenza di tematiche di grande rilievo e alla riduzione a livello individuale e sociale dei pregiudizi e delle discriminazioni basati sul genere o sull'orientamento sessuale. La parola al consigliere De Vincenti per la replica. Allora,
mi reputo assolutamente insoddisfatto per il tipo di risposta che ha dato, ma anche basito per la negazione di una realtà che è sotto gli occhi di tutti. Non parliamo più di sesso, parliamo di genere, quindi la teoria del gender, cioè del genere, esiste e lo è nei fatti, a che piaccia o non piaccia a codesta giunta. E tengo anche a precisare che questi libri sono dati alle scuole e nelle scuole vanno dei narratori liberi, volontari, non so se sono pagati dalla regione, questa è una cosa che ancora non sono riuscito ad appurare, il che vuol dire che mandiamo dei narratori, mettiamo in mano dei libri e quindi una narrazione a bambini che non hanno ancora la percezione di una famiglia fatta in un certo modo piuttosto che un'altra e soprattutto gli elementi per valutare differenze di realtà che investono noi adulti. Allora noi invitiamo da questo punto di vista la Giunta a prendere posizione su questo e a tutelare gli interessi delle famiglie indipendentemente da quello che dice l'entourage che ha portato avanti il progetto, perché da questo punto di vista chi ha il diritto dovere all'educazione sono i genitori. E le rammento anche che ci sono associazioni che dal 90 di genitori operano in regione, più volte hanno avuto rapporti con codesta amministrazione e vi invitiamo a prenderne nota, AGE, AGES, CHEMOIGE e tante altre, per cui non dite che non possono essere coinvolti e di questo spero che ne terrete conto. Grazie. Buongiorno. Dunque abbiamo predisposto questa interrogazione a risposta immediata considerando che abbiamo ricevuto ovviamente delle relative informazioni, ma per ora ci limitiamo a un piano meramente generico e chiediamo appunto alla Giunta di conoscere questi fatti, cioè se abbia cognizione del fatto che in Umbria siano stati mai interrati rifiuti radioattivi, se intenda predisporre per il futuro controlli radiometrici all'ingresso delle discariche, pur considerando che ovviamente questo genere di rifiuti non potrebbe entrare nelle discariche e quindi ragionando in termini di logica pura non servirebbe porli. Tuttavia, proprio perché pensiamo che in questo mondo accadano le cose più bislacche, e affaristicamente parlando naturalmente, noi chiediamo che vengano posti pro futuro questi sistemi di controllo. Inoltre chiediamo appunto di sapere se quanto sia il materiale radioattivo di bassa media intensità generato nella nostra regione dalle molteplici attività umane che ovviamente lo originano. Grazie. La parola all'assessore Cecchini per la risposta. Sì, ma in base alla richiesta del consigliere e anche attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti preposti con il coordinamento che sta in capo all'ufficio, mi pare di poter dire che dalle segnalazioni che ci sono pervenute dai gestori degli impianti di smaltimento, nonché dagli enti e dall'autorità preposta alla vigilanza ambientale, non risultano episodi pregressi di smaltimento abusivo di materiale radioattivo nelle discariche regionali. A tal proposito, tra l'altro, è giusto ricordare che ad eccezione dell'impianto di servizio per gli acciai speciali di Terni in Umbria, non sono autorizzati impianti destinati allo smaltimento di rifiuti pericolosi, compresi i rifiuti radioattivi, ed il piano regionale di gestione dei rifiuti non ne prevede ulteriori. I rifiuti avendo caratteristiche di pericolosità sono per lo più prodotti all'interno di strutture sanitarie ove avvengono operazioni diagnostiche radiologiche. Tali attività sono obbligate ad avvalersi dei servizi privati specializzati nel ritiro di tale tipologia di rifiuto e nel relativo invio a smaltimento previa messa in sicurezza in impianti autorizzati ubicati fuori regione. E per quanto alla radioattività ambientale, nel
2010 con la delibera della Giunta regionale la delibera numero 1919, la Giunta regionale approva con quella delibera un documento denominato Rete regionale diffusa per il controllo e la sorveglianza ambientale in materia di radiazioni ionizzanti. Mette al lavoro con quella delibera un gruppo composto da rappresentanti della Direzione Ambiente, Territorio e Infrastrutture della Regione, un rappresentante della Direzione Sanitaria, il responsabile della rete nazionale e regionale monitoraggio delle radiazioni ionizzanti individuate da ARPA, un esperto dei Vigili del Fuoco, un esperto in materia designato dall'ARPA e si individua diciamo in ARPA il referente tecnico per la rete nazionale e regionale e affida ad ARPA Umbria la gestione della rete regionale e di tutte le attività connesse conseguenti alle misurazioni di radioattività nell'ambiente, negli alimenti e nelle acque e il coordinamento della programmazione. Dalle diciamo, relazioni sui servizi portati avanti da ARPA relativi anche al 2014-2015 non si evincono appunto informazioni utili a questa interrogazione e invece per quanto riguarda il piano di attività, la presentazione del 2014, il piano di attività ARPA appunto comunica quanto è stato fatto nel 2014 e quello che è previsto nel 2015, anche incrementando le attività di sopralluogo su attività produttive che detengono, ad esempio, commerciano materiali ferrosi a rischio di contaminazione e di reagenti specifici per la messa a punto di tecniche analitiche e quindi mettendo a disposizione degli uffici, poi li possiamo trasmettere anche a voi, i sopralluoghi fatti e quelli che intendono fare nei prossimi anni. Quindi a noi non risultano materiali né interrati oggi né precedentemente. Prego, consigliere Liberati. Sì, anche noi metteremo a disposizione alcuni dati che sono quelli dei cittadini che si fanno stato. Alla fine degli anni 2000 dei cittadini di Fabbro hanno effettuato delle analisi sulle ceneri depositate 23 anni prima in una zona artigianale e commerciale. È stata edificata sopra queste ceneri 7 metri di ceneri per decine di migliaia di metri quadri. Ebbene, parliamo di un'area che è stata da un centro analisi di Vienna in un campione rinvenuta, registrata come radioattiva per alcuni parametri. Queste ceneri sono ceneri radioattive. Poiché si tratta di 1,5 milioni di tonnellate di ceneri che sono state smaltite, stoccate tra il 1986 e il 1990, noi consegniamo a voi questi documenti, li abbiamo già portati ai carabinieri e speriamo, anzi chiediamo, esigiamo che ARPA effettui i relativi monitoraggi, perché si tratta di una vicenda che va al di là dell'immaginazione oggettivamente. 1,5 milioni di tonnellate di sostanze non inerti dunque, ma considerate appunto da questa analisi, che è un'analisi recente dell'ultimo quinquennio, Torio 228 sopra la soglia, è in inglese, It's a report on analysis of a coal ash sample from Umbria. Quindi è tutto molto chiaro, ci sono diversi parametri sopra la soglia di radioattività, dovete assolutamente intervenire, noi chiediamo che ci sia la massima capacità di analisi di questa storia, poiché si tratta di una vicenda che ha avuto anche in passato interrogazioni parlamentari non risposte sia da parte del professor Alfredo Galasso sia da parte di Raffaelli ed altri. Credo che sia giunto il momento, dopo 25 anni finalmente, di un intervento serio da parte di tutte le autorità,
Ci auguriamo che lo stesso non sia già accaduto altrove, si parla già della zona di Tavernelle ed altre. Se così fosse, occorre un impegno urgente da parte della Giunta, che sono convinto metterà in campo tutti i mezzi necessari. Grazie. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, è trasmesso in tutte le emittenti televisive della Regione ed è disponibile anche in rete sul sito istituzionale oppure su YouTube. Grazie per averci seguito.